Rallenta la sua corsa il Notaresco che nel recupero dell'ottava di andata impatta al Savini contro il Castelfidardo. È finita 1-1 con una rete per tempo ed un predominio equamente diviso tra le due frazioni. Primo tempo a favore dei rossoblù, ripresa di marca Fidardense con i marchigiani che hanno confermato di essere una squadra ostica, solida, che dopo tre vittorie consecutive conquista un ottimo pari e si issa solitaria al quarto posto in classifica. Fallito il sorpasso al Castelnuovo invece per il Notaresco che ci ha provato fino alla fine anche dopo essere rimasto in 10. Schieramento modificato per 4 undicesimi rispetto a quello vittorioso nel derby di Giulianova. Partono dall'inizio di Stefano e Simoncini in difesa, Cancelli in attacco e il giovanissimo Massarotti, classe 2002, all'esordio dal primo minuto a centrocampo. Auti, lungo De Genti, Colombatti e Lattarulo, Marchionni che non recupera e Blando per un problema dell'ultima ora. I fidardensi puntano sul brio di Fermani e Braconi, in attacco con l'ex Alba Adriatica Giambè, in panca di Dio e l'ex Giampaolo, assente l'altro ex Zetti. Approccio subito positivo per il Notaresco che al secondo con Frulla prova a sfruttare un'indecisione della difesa ospite, tiro fuori di un niente. Quattro giri di lancette più tardi, rosso-blu la sbloccano, tutto nasce da un recupero di Frulla, apertura geniale per Cancelli che avanza di qualche metro, appoggia per Banegas che è entrato in area, scarica le spalle di David, la settima rete personale in campionato. Una volta passati in vantaggio i rossoblù provano a sfruttare l'inerzia. Minuto 17, azione caparbia sulla destra di Di Stefano. Sotto porta non trovano il tempo giusto né Dos Santos né Cancelli. La prima frazione prosegue con gli ospiti che giocano più la palla senza però arrivare pericolosamente dalle parti di Sciba. Con le immagini di Fabio Fedeli passiamo dunque alla ripresa che da subito fa intravedere un Castelfidardo diverso nell'atteggiamento. Al primo il direttore di gara ferma l'azione di Fermani che aveva messo la palla in rete per un fallo a centro area di un suo compagno. Ma appena tre giri di lancette più tardi si ristabilisce la parità al Savini, azione manovrata della squadra di Lauro con palla a Sant'Angelo che dalla distanza fa partire un tiro che si infila alle spalle di Sciba. È il primo centro in stagione per l'esterno di difesa biancoverde. Mister Epifani corre ai ripari inserendo Palumbo e Dolcese, ma all'undicesimo sono ancora gli ospiti pericolosi con un tiro di Giambè che non trova lo specchio della porta. Due giri di lancette ancora al tredicesimo a concludere Monachesi con Sciba che si fa trovare attento. Con il passare dei minuti, pur soffrendo nella zona nevralgica, il Notaresco prova a riportarsi in avanti e dal ventunesimo la combinazione Banega-Spalumbo porta al tiro il numero 77. David vola a fil di palo a mettere in angolo. La gara si complica per il Notaresco al 33esimo quando per un fallo dubbio il direttore di gara tira fuori il secondo giallo ed il conseguente rosso per Massarotti, straordinario il suo debutto da titolare in D. L'inferiorità numerica paradossalmente non frena i rossoblù che ci provano fino alla fine pur non creando altre palle gol. Al 40esimo però sulla conclusione di Cusimano dalla distanza è Sciba a negare la gioia del raddoppio ai fidardensi. I 5 minuti di recupero non mutano l'esito del match. E l'1-1 alla fine serve a dividere la posta in palio. Mister Lauro, un pareggio a Notaresco, diciamo un primo tempo a favore del Notaresco, un secondo tempo di chiara marca del Castelfidardo. Sì, il primo tempo non abbiamo fatto benissimo, ma anche per merito soprattutto del Notaresco che soprattutto in ripartenza un paio di giocate che hanno fatto che sono stati molto bravi con gli esterni ci hanno fatto soffrire un pochino. Noi non è che avessimo giocato proprio male, però le situazioni che avevamo avuto, diciamo, di situazioni importanti, poi avevamo sbagliato l'ultimo passaggio, la scelta, e quindi non eravamo stati così pericolosi come avremmo dovuto. E dopo il secondo tempo invece abbiamo sistemato un pochino la linea, stando un po' più aggressivi, cosa che il primo tempo non facevamo bene con la linea difensiva, e siamo stati bravi, abbiamo giocato, abbiamo fatto il nostro gioco. Abbiamo creato tanto e una partita che alla fine, sai, in 10, ma anche prima, in 11 contro 11, forse in 11 contro 11 stavamo facendo ancora meglio in parità numerica. E si poteva anche vincere, ma va bene così, perché poi il Notaresco è una squadra che anche soltanto, diciamo, nei minuti finali, buttando dei palloni lunghi, con la fisicità che ha, è una squadra pericolosissima. Oltre a fisicità, poi anche qualità. Quindi potevamo anche perderla nel finale.
anche se non è che abbiamo sofferto tantissimo, però ha fatto un'ottima partita. Se il Fiorentino che prosegue nella sua serie utile dopo 3 vittorie consecutive, questo pareggio, ma ora siete al 4º posto solitario. Ma la classifica onestamente lascia il tempo che trova. Quello che voglio vedere dai ragazzi è la crescita continua partita dopo partita. Manca una partita per chiudere il girone e per molti di questi ragazzi è il primo anno che fanno la Serie D. Quindi siamo partiti un pochino così timorosi, piano piano però stiamo acquisendo sempre più consapevolezza delle nostre qualità, dei nostri mezzi e quindi facciamo anche partite contro una squadra sicuramente fortissima, facciamo anche partite di livello, quindi anche di pari livello con una squadra così, però dobbiamo essere sempre convinti, concreti e con l'atteggiamento giusto, senza altrimenti dopo possiamo perdere con tutti, però quello che ho visto fino ad oggi, che comunque sia, tolte le prime due partite dove non avevamo trovato forse il giusto assemblamento, ce la siamo giocata con tutti e abbiamo fatto, cioè senza soffrire poi più di tanto con nessuno. Mister, è uscito fuori questo pareggio nel primo tempo di chiara marca del Nodaresco, è passato in vantaggio, ha creato delle occasioni, il secondo tempo meglio il Castelfidardo, anche se poi in 10 uomini ci avete creduto fino alla fine. Sì, per come era partita la partita, per come eravamo partiti, ero contentissimo. Poi il gol, invece di darci una spinta a portare la partita a termine con grande prestazione, ce ne siamo un po' scesi. Ma questo lo temevo oggi perché incontravamo una squadra che ti fastidiosa da incontrare, una squadra che corre. E ti poteva creare dei problemi, ce l'ha creati sotto l'aspetto fisico, mentale. Queste sono partite che se non fai il 2-0 le porti alla fine con difficoltà. Quando abbiamo preso il gol del pareggio sono contento alla fine che l'abbiamo pareggiata, anche se quando siamo rimasti in 10 abbiamo avuto una forza d'orgoglio di andare a cercare di ribaltare, di riportarci in vantaggio, forse lo meritavamo anche per quello che abbiamo fatto. Però queste sono le partite di questo campionato, siamo alla quinta o alla sesta partita in pochissimi giorni. Incontrare il Castelfidardo durante la settimana penso che sia pericoloso un po' per tutti quanti. Oggi ha dimostrato questo. Ci portiamo, ripeto, a casa questo punto e pensiamo già alla prossima domenica, cercando di recuperare più velocemente possibile e cercare di arrivare a domenica perché abbiamo bisogno di riposo. Domenica si concluderà questo ciclo contro il Porto Sant'Elpidio che nelle ultime settimane sta facendo comunque bene e quantomeno sta facendo soffrire gli avversari. È un'altra partita difficile. Quando incontri queste squadre che non hanno niente da perdere, che giocano spensierati, che magari hanno tanta gioventù in campo, ti possono creare dei problemi se tu non sei pronto. Noi ci siamo cascati oggi, mi auguro che domenica la squadra con l'aiuto di questi 3 giorni si fa trovare pronto per fare una grande partita perché domenica bisogna vincere e basta. Espulsione a parte perché il secondo giallo è sembrato quantomeno esagerato, super prova da parte di Massarotti che era l'esordio del titolare. Ma di questo sono contento, il settore giovanile nostro ci dà dei prodotti importanti e quindi bisogna fare un plauso a chi lavora sotto. Ma ero convinto, sono convinto che domenico sarà un giocatore che ci darà una mano. Mi dispiace per l'espulsione perché il ragazzo non lo meritava, però ha fatto una buona gara e quindi di questo ne siamo contenti.